Buonasera a tutti, Silvana, Sergio, dove sei? Okay. Niente, noi facciamo parte di alcune realtà associative e politiche di Ancona e abbiamo iniziato questo percorso 2 mesi prima delle vacanze di Natale, un percorso che in città in Ancona ha voluto porre l'attenzione sul tema della casa e su quante persone oggi vedono questo diritto negato. In Ancona ci siamo resi conto che ci sono tantissime persone, migranti, rifugiati, italiani stessi che purtroppo vivono in strada, che purtroppo vivono una situazione di precarietà e di emergenza sempre più diffusa e persone che magari avevano prima la casa che l'hanno persa a causa di questa crisi, della perdita del lavoro, magari anche un percorso un po' lento, anche estremamente logorante, no? Perché molte di queste persone prima ce l'avevano, poi iniziano a non essere più in grado di pagare l'affitto, poi ti staccano le utenze e se non hai comunque delle spalle coperte o comunque delle persone a fianco in grado di sostenerti, è chiaro che diventa sempre più difficile riuscire a trovare delle soluzioni. Quello che abbiamo fatto con Casa degli Altri è provare a creare una rete di solidarietà attiva, in grado di riprendersi degli spazi di tutti, degli spazi comuni, come in questo caso un'ex scuola abbandonata, chiusa da 3 anni, che prima da noi è stata sollecitata l'apertura all'amministrazione, che però non ha voluto ascoltare, che anzi ha continuato a dire che non c'era motivo di fare questa richiesta perché le persone non dormono in strada in Ancona. E invece pensate che noi siamo entrati il 22 dicembre a occupare questa scuola con 60 persone, tutte in emergenza, tutte con storie di disagio economico e sociale accumulato in diverso tempo, in un tempo in cui queste persone entrano e escono dai servizi sociali senza risposta, persone che sono costrette a perdere la loro dignità in strada, all'interno dei dormitori pubblici dove puoi alloggiare solo 15 giorni, poi ci puoi ritornare dopo 3 mesi, nei luoghi in cui tu devi fare la fila per prendere un bigliettino che ti permetta la mensa di mangiare, piuttosto che prenotarti durante la settimana la doccia per il sabato e via dicendo. La strada sicuramente è dura e sicuramente ti impone anche delle leggi che sono cattive, no, verso le persone, sia perché ricevi umiliazione da chi magari dei diritti ne gode e quindi ti guarda con discriminazione, e sia magari dalle stesse persone che comunque sono costrette anche a prendersi tra di loro quel poco che hanno. Ecco, noi questo concetto l'abbiamo in qualche modo ribaltato, no? Cioè, nel senso che quello che si è creato dentro Casa degli Altri è una forma anche di cooperazione, di autogestione, in cui tutte queste persone, ci piace sempre dirlo, sono attive, no? nel riconquistarsi uno spazio di vita loro, una loro dignità, quindi persone che organizzano la mensa, organizzano i pasti, fanno la spesa, organizzano il magazzino dei vestiti, tutto quello che serve, le pulizie della casa, quindi è uno spazio in cui tutte queste cose vengono organizzate attraverso un'assemblea in cui tutti sono alla pari, quindi è anche uno spazio di democrazia che comunque sperimenta anche forme di governo diverso, no? Rispetto al territorio in cui viviamo, che in piccolo è dentro Casa degli Altri, ma noi ci aspettiamo che anche questa sia una modalità che possa essere utilizzata in città anche per aprire discussioni su altri argomenti. Io ti faccio dire 2 parole a te. Così si è già parlato tanto, scusate. Ma visto appunto che non sono più un ragazzo, mi preme sottolineare come questa sia una vicenda che non ha riscontri nel passato, non ad Ancona, ma nelle Marche. Chiaramente è uno specchio, appunto, non anche crisi, però la crisi non mi piace, preferisco definirla shock economy, che era un termine molto efficace usato dalla Klein in un libro di 7 anni fa, appunto, la shock economy, non la crisi. È proprio una forma di guerra sociale dei ricchi contro i poveri, contro il resto della popolazione, credo che sia questo poi in realtà quello che noi chiamiamo crisi. E appunto non ha precedenti nella nostra regione, e quindi è specchio di una situazione sociale drammatica, però credo anche che sia specchio di una volontà di una città tutto sommato molto soporifera, molto a conflittuare come Ancona, perché Ancona in questi anni non ha mai avuto momenti così di conflittualità sociale così alta, perché questo è un conflitto aspro, perché c'è una parte della città che ci ha espresso solidarietà sia a livello associativo ma anche a livello di tante persone singole che sono venute dal 22 dicembre a portarci cibo, coperte, a manifestarci appunto la loro solidarietà, ma c'è una parte della città
che è rappresentata dal sindaco, dai cosiddetti poteri forti, che ovviamente ci sta facendo una guerra. È una guerra che all'inizio ha puntato sullo sgombero e poi grazie appunto che c'è la contesa che si è formata, la società che si è formata, oggi sì, si parla di sgombero molto più soft, tra l'altro non immediato, si parla tra qualche mese. Tra l'altro il sindaco ha fatto un'operazione molto miserevole, molto meschina, perché in questa ex scuola dovrebbe entrare, non si sa quando, un'associazione di disabili, ma un progetto, ripeto, che noi poi abbiamo scoperto che è molto fumoso, le carte sono, non ci sono, non ci sono delibere, c'è solo appunto in prospettiva un'approvazione di bilancio a fine febbraio che dovrebbe dare il là per un iter burocratico. E quindi hanno fatto questa operazione molto squallida di mettere diritti contro diritti, quindi i diritti di questa associazione contro i diritti senza casa. Questo per farvi capire un pochino il tema che si ispira ad Ancona, che cosa sta facendo questa giunta. Tra l'altro noi pensavamo di aver raggiunto il fondo con le giunte precedenti, invece il peggio non c'è mai, non si arriva mai al peggio, e quindi questa sindaca si sta comportando in maniera molto grave. Ricordo un po' con Ferrati a Bologna, per intenderci. E niente, quindi noi stiamo andando avanti, tra l'altro appunto, come diceva Silvana, settimana dopo settimana le persone che non hanno mai fatto un'assemblea, una riunione, non sapevano cosa fosse, no? La partecipazione, stanno imparando appunto a partecipare, a assumersi le loro responsabilità, e allora stiamo puntando anche sul riferimento lavorativo, su progetti lavorativi. Proprio domani faremo l'assemblea settimanale dove verrà per esempio un signore che ha un terreno a posatura di un ettaro e metterà questo ettaro a disposizione delle professionalità, dei mestieri che sono presenti dentro la casa, perché appunto ci sono persone che avevano una loro esperienza lavorativa in Africa, come Ancona, come in Italia. E quindi è un po' questo che stiamo facendo, ci stiamo strutturando con tutti i problemi che ci sono, economici in primis, perché tanto mangiare tutti i giorni non è facile, ci stiamo anche lì facendo, ci stanno aiutando associazioni, singole persone, però insomma, ripeto, ci sono i problemi che non sottovalutiamo. Puntiamo ovviamente sulla nostra autonomia economica, ma ci verrà un po' di tempo e quindi ancora dovremo confidare sulla solidarietà delle persone. Però siamo molto contenti, perché questa è un'esperienza molto bella che ci sta arricchendo anche noi, anche chi magari da tanti anni è attivo nelle associazioni e movimenti, perché è un'esperienza unica. Chiudo dicendo che in fondo alla stanza di dove c'è l'entrata abbiamo messo una scatola rossa, e siamo consueti quando andiamo a parlare in giro, quando facciamo le nostre assemblee cittadine eccetera, a creare una forma di cooperazione economica che permetta a queste persone di andare avanti anche con forma autonoma. Ovviamente non siamo contro un approccio assistenzialistico, però ovviamente per iniziare da niente comunque un apporto economico ci necessita, e per questo chi vuole, chiunque, lasciare qualcosa, c'è la scatola rossa. Poi sul profilo nostro di Facebook, che si chiama Casa dei Niantri, trovate anche le coordinate bancarie del conto corrente che abbiamo aperto presso Banca Etica, e quindi insomma così, che vi chiediamo un contributo, ma perché fondamentalmente non è il contributo alle singole persone, ma un contributo alla lotta al diritto alla casa. Grazie.